Ciao a tutti, buon anno, questo è il primissimo video sul canale dell'anno nuovo e direi che possiamo partire con le cose positive, quindi i libri top che mi hanno accompagnato in un anno assai nefasto. Devo dire che nel corso dell'anno all'inizio temevo di non trovare le cose che mi piacessero seriamente perché ho fatto tutta una serie di letture deludenti o mediocri e quindi ho detto, Dio, arrivo a fine anno che non so cosa mettere nella top. Invece no, ce l'abbiamo fatta. Non c'è un numero preciso, tipo top 5, top 10, perché ho scelto solo e unicamente i libri che mi hanno lasciato qualcosa durante quest'anno. E sono un po' monotona, come al solito, per quanto riguarda le categorie di libri che troverete. Però iniziamo partendo da due saggi. E poi parliamo della narrativa, perché ci sono due saggi in particolare che hanno reso importante quest'anno. Due saggi fantastici che mi hanno dato moltissimo in termini di conoscenze e approfondimento e che ho la necessità di condividere con voi, anche se uno di questi già l'ho approfondito e l'altro lo vedremo anche successivamente. Allora, partiamo da quello letto prima, che è Il mito di Arianna, immagini e racconti dalla Grecia oggi, di Maurizio Bettini, che in realtà fa solo l'introduzione, quindi in realtà è tutto scritto da Silvia Romani. Un'autrice fantastica, cioè nonché docente della statale, ho scoperto solo dopo, c'è pure un corso sulla mitologia, spettacolo. E niente, questo libro, secondo me, è un compendio fondamentale di tutte le variazioni sul mito di Arianna, che sicuramente non è una tra le figure che più spiccano per quanto riguarda l'attenzione alle figure della mitologia, ma secondo me è una tra le più interessanti e snobbate. E io ho trovato davvero davvero tantissime informazioni super precise, cioè ci sono veramente dettagli minuziosissimi anche su questioni di etnografia, per farvi un esempio, che si ricollegano ad altre divinità, ad altre vicissitudini, ad esempio anche ad altri personaggi come, per ovvietà di cose, Teseo e Dioniso, e quindi io l'ho trovato un saggio imprescindibile per chi vuole studiare come me il mito di Arianna, Teseo, Dioniso, Fedra, insomma tutte le figure collegate a questa principessa cretese. Il libro tra l'altro ha anche al suo interno delle bellissime stampe, vi faccio vedere, quindi è ulteriormente impreziosito, si apre addirittura con un racconto proprio dedicato ad Arianna, ci sono le variazioni sul suo incontro con Teseo, le sue morti, questioni varie ed eventuali che sono approfondite in maniera secondo me eccelsa, con un comparto bibliografico che alla fine di ogni capitolo è immenso. Il libro non mi ricordo quanto costa perché è cancellato, perché è stato un regalo, se non erro, di Natale dell'anno scorso, però secondo me vale veramente tutti i soldi, perché credo che questa collana di saggi delle Einaudi costi un pochino, però io l'ho trovato davvero fantastico. In generale, a livello di saggistica, non ho letto null'altro di così completo come questo libro. Quindi, in generale, secondo me, per quanto riguarda la mitologia greca, l'Einaudi fa un ottimo lavoro con queste collane. Poi c'è anche Maurizio Bettini, che è una personalità di spicco per quanto riguarda le recenti opere della mitologia greca. Quindi, se c'è il suo nome, ed ora in poi se vedrò anche quello di Silvia Romani, saprò che, ecco, è tutto bellissimo. Tra l'altro, io ho scoperto Silvia Romani anche leggendo la collana dei grandi miti greci, che è praticamente quella dei libricini piccolini che trattano le singole figure del mito, e quello di Arianna ovviamente è curato da Silvia Romani, quindi le informazioni si sovrappongono, ma qui ovviamente si trovano tutte le informazioni in forma più estesa. E oltretutto c'è un altro saggio di Arianna che devo recuperare quanto prima, che è scritto da Giorgio Ierano, un altro esponente molto molto rilevante, di spicco, e niente, poi farò anche un confronto tra queste due cose a livello personale e soggettivo per vedere l'opera che è meglio riuscita, magari si intrecciano anche tra di loro, anche perché il mito di Arianna appunto non è che abbia tutte ste fonti. Poi passiamo invece a un manuale di scrittura creativa, che quindi vedremo meglio e più approfonditamente in un prossimo video che realizzerò, spero, durante questo mese. Comunque è L'arco di trasformazione del personaggio di Dara Marx. Questo libro l'ho sottolineato un sacco, ho preso tanti appunti, è un libro fondamentale per chi tra di voi aspiri a scrivere una storia, cioè questo è il modello alla base di praticamente tutte le storie, partendo da Omero fino ai giorni nostri, quindi per farvi capire l'entità della cosa, il modello in tre atti della trasformazione del personaggio, perché adesso faccio un breve riassunto per chi non lo sapesse: il conflitto e la trasformazione sono i due elementi principali che muovono le storie e il personaggio, che deve cambiare, deve muoversi e trasformarsi. E questo saggio aiuta
gli aspiranti scrittori, sceneggiatori, poi vabbè, in realtà è pensato per sceneggiatori di film, ci sono un sacco di esempi di film che aiutano anche tantissimo a destreggiarsi all'interno delle varie spiegazioni. Comunque aiuta chi vuole scrivere una storia a capire come impostare al meglio la trasformazione del suo personaggio e il suo muoversi attraverso la storia, che si divide in tre atti ben distinti. Quindi per me è stata una lettura fondamentale, ne sono uscita mega arricchita alla fine di questo anno e assolutamente a livello di scrittura una delle cose migliori che io abbia mai letto, quindi ne parleremo meglio. Procediamo con un altro libro che è una via intermedia, cioè non è propriamente narrativa, nel senso che non è un romanzo, ma è una via di mezzo tra saggio, memoir e narrativa. Ed è Un'Odissea, un padre, un figlio, un'epopea di Daniel Mendelssohn. Perché dico che è un mixone? Questo perché l'autore ripercorre il proprio rapporto con il padre attraverso un seminario che ha tenuto sull'Odissea e al contempo inserisce all'interno della narrazione, degli incontri con i suoi studenti, delle interazioni con il padre, informazioni fondamentali e salienti per riuscire a comprendere al meglio l'opera di Omero. L'Odissea, tra l'altro, è la mia opera preferita tra, insomma, Odissea e Iliade, quindi avevo riletto l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo con precisione, per intero l'Odissea. E quindi avevo anche fresche nella mente tutte le informazioni della storia e i rimandi che l'autore, in maniera molto molto interessante, fa in questo libro. Cioè, secondo me, la cosa spettacolare di quest'opera è proprio questo intrecciarsi di diversità, di studio sul mito, di rapporto padre-figlio. C'è in gioco tantissima componente emotiva anche nella rievocazione di alcuni eventi del passato di Mendelssohn. E il viaggio non è solo quello di Odisseo, ma è anche il suo e quello di suo padre nella riscoperta di un rapporto che è sempre stato un pochino complicato e anche attraverso il seminario che lui come docente tiene e un viaggio, una crociera che padre e figlio fanno alla scoperta delle tappe proprio del viaggio di Odisseo. Allora, devo dire che c'è una nota dolente, tra virgolette, che rende la lettura un po' più pesante a tratti, che è quando Mendelssohn indugia eccessivamente in tutti i suoi fatti autobiografici legati alla vita del padre, di quel parente, cioè in certi passaggi dici sì, va bene anche meno, cioè non è un memoir completo, no? Quindi di certe cose ce ne frega fino a un certo punto. Ma quando parla di tutti i riferimenti all'Odissea, alle spiegazioni che fa anche con i suoi studenti, quando ne parla con il padre, fa i parallelismi tra i due viaggi, le due riscoperte, eccetera. Ecco, io ero in estasi, in un brodo di giuggiole, e l'ho letto quest'estate e mi è piaciuto davvero, davvero tanto. Ne ho un ricordo stupendo, ed è secondo me un libro particolare, molto, molto innovativo, diverso dagli altri che vi presenterò anche oggi, e quindi secondo me meritava di stare qui. Poi adesso invece ci addentriamo molto di più nella narrativa, con un autore italiano fondamentale, che però ho letto in una declinazione sempre mitologica. E sto parlando di Cesare Pavese con Dialoghi con Lupo, che ho letto proprio inizio anno, se non erro, è stata una tra le prime letture, che mi è rimasta sicuramente impressa, come potete vedere anche dai post-it. Allora, Pavese lo conosciamo tutti, può piacere e non piacere, ma sono dell'idea che Dialoghi con Leocò vada provato perché è qualcosa di completamente diverso dalle altre sue opere. Cioè, io ho letto La Luna e i Falò, ad esempio, non ho letto altro purtroppo, devo leggermi, recuperarmi le poesie, però è qualcosa di completamente distante dalle sue opere, proprio forma di romanzo, perché qui sono dei piccoli racconti in formato di dialogo, cioè si alternano proprio come in un copione teatrale, con tanto di nome e battuta, molte figure del mito. Tra le più celebri anche Achille Patroclo, per farvi un esempio stupidissimo, che parlano tra di loro di alcune questioni terrene e non. Il tutto con una scelta lessicale, una scelta di tematiche che va oltre e che svela una sensibilità indescrivibile e una sensibilità soprattutto per quella che era la mentalità dell'epoca dell'antica Grecia, cioè. E la cosa che mi ha stupito in senso positivo è stato proprio di leggere questi dialoghi e di sentirmi catapultata proprio come se fossi nell'Odissea e nell'Iliade, quindi dialoghi di un tempo lontano. Cioè, Pavese riesce proprio a creare atmosfera, a generare un sense of wonder che non è solo
quello del fantasy generico, ma è proprio come se ti portasse in una dimensione altra, sul Monte Olimpo, nelle tradizioni e nel modo di pensare dell'antica Grecia, del loro dialogo e rapporto con gli dèi, come gli esseri umani si rapportavano ad essi e tutte queste cose annesse. Io sono rimasta estasiata da questa lettura e penso che sia uno di quei libri che va ripreso, rimaneggiato, risfogliato, anche tanto maneggiato, cioè sottolineando, imprimendosi nella mente alcune frasi. Io mi sono segnata appunto i dialoghi che mi sono piaciuti di più, proprio perché li voglio rileggere, cioè riprendere in mano in un secondo momento e rileggermi i dialoghi che ho trovato più vicini alla mia sensibilità personale, proprio perché stimolano l'immaginazione, stimolano la sensazione di trovarsi altrove, in un mondo che non è quello contemporaneo assolutamente. Quindi io dico wow per quest'opera di Pavese, davvero, veramente veramente spettacolare e quindi consigliatissimo. Ci tengo a fare una precisazione: di questi libri di cui vi sto parlando adesso, non me la sento sinceramente di metterli in un ordine, vi sto presentando un po' così a caso. Voglio farvi giusto il podio, cioè proprio numerato quali sono stati i tre preferiti in assoluto, perché questi, per esperienze e per motivi diversi, mi hanno tutti comunicato qualcosa e non mi va di fare le classifiche, cioè alla fine sarebbero più o meno tutti alla stessa posizione, quindi va bene così. Procediamo, alterniamo un po', rimaniamo sul mito greco, poi giuro che switchiamo un attimino per poco, per parlare invece di un romanzo che mi ha colpita un sacco in maniera assolutamente inaspettata. Allora, per qualità non si meriterebbe di rimanere in queste vette con soprattutto autori di un calibro di Pavese, però a me interessa quello che i libri hanno comunicato a me, quello che sono stati per me durante quest'anno. E Percy Jackson e il ladro di fulmini si chiama, sì, soprattutto la saga degli dèi dell'Olimpo, precisiamo, mi ha sorpresa tantissimo. L'ho iniziato a leggere a Natale, l'ho concluso 2 o 3 giorni dopo e è stata per me una rivelazione pazzesca. Rivelazione pazzesca che non credevo potesse sconvolgermi così tanto, nel senso che, andiamo per ordine, sono emozionata a parlare di Percy Jackson. Io credevo che non mi piacesse, ok? Per un sacco di anni non mi sono avvicinata a Rick Riordan perché temevo che non fosse per me e per anni non mi ha mai ispirato, a dire la verità. Strano, lo so, un sacco di gente mi ha sempre consigliato di leggere Percy Jackson. Tutti sapevano che mi sarebbe piaciuto sostanzialmente, tranne me. Data così. E non lo so perché fossi bloccata, perché non mi ispirasse. Forse temevo, con il fatto che era di target, è di target middle grade, che non toccasse le corde giuste con me, che non riuscisse a entrare in empatia, che fossi troppo adulta per questo, che avessi superato il momento adatto per leggerlo. Mentre invece ho affrontato questa lettura con una serenità diversa, senza aspettative. Non mi aspettavo nulla ed è forse per questo che ne sono rimasta così convinta. Questo libro innanzitutto è scorrevolissimo, ovviamente per un target che non sono io, ma è riuscito comunque a convincermi. La prima persona con cui narra Rick Riordan tramite la voce di Percy Jackson è assolutamente esilarante, divertente, autoironica e mi è piaciuto molto questo stile, questo modo di comunicare ai più giovani, ma che funziona anche con chi, come me, magari è 10 anni fuori dal target. E soprattutto mi è piaciuto tantissimo la rielaborazione che l'autore fa del mito greco in chiave contemporanea, che non è assolutamente irrispettosa, a mio avviso, che anzi riesce a rivalorizzare a suo modo e rendere più appetibile il mito greco a tutte le persone che magari si sentono scoraggiate nei confronti della mitologia perché sembra una cosa sempre troppo distante, irraggiungibile. Ecco, io adoro le opere che fanno queste cose, che riescono fare della rielaborazione il loro punto forte e che riescono a creare comunque una narrazione, una storia accattivante e piacevole da leggere. Io mi sono divertita un sacco a leggere questo libro, davvero, davvero tantissimo. Quindi sono molto, molto contenta di averlo letto e non vedo l'ora di proseguire con la saga, anche perché mi è stato regalato da un mio amico, grazie Michele, tutto il librone bello con tutti i libri della saga dell'Olimpo. Quindi io non vedo l'ora di continuare questa avventura, davvero. Sono contenta perché mi ha. È stata una rivelazione proprio, mi ha messo tanto di quella gioia, la gioia proprio innocente del chi non si aspetta nulla e che invece ha trovato un tesoro, un piccolo tesoro. Mi mancava questa ingenuità nella lettura, questo piacere di leggere per il gusto di leggere, senza stare a essere troppo puntigliosi, troppo critici. A volte va bene anche indugiare nelle cose che ci piacciono perché sì. Ed è stato
Veramente bello, una delle cose più belle che mi sono capitate nel 2020. Poi torniamo invece sulle cose classiche. Ho letto un classico che mi è piaciuto. Con Il Grande Gatsby non è andata bene, ma invece con Frankenstein sì. Io temevo di leggere anche questo classico perché ho detto, cavolo, Il Grande Gatsby non mi è piaciuto, ci manca solo che pure Frankenstein non mi piaccia. Tra l'altro anche con Frankenstein storia divertente, perché anni fa avevo detto in un video che non mi interessava leggere, era tra libri che non mi interessava leggere. Boh. Poi mi era venuta la voglia, non mi ricordo neanche il perché, sinceramente, mi era stato regalato a Natale e giaceva lì sulla libreria da un sacco di tempo. E volevo leggerlo già l'anno scorso, non ce l'ho fatta, quest'anno c'è stata l'iniziativa di Andrea Belfiori di leggere un libro all'anno, scusate, un libro al mese di una data tipologia, questo era quello di ottobre, se non erro, della letteratura gotica. Io poi, vabbè, l'ho iniziato tardi, si sono inframmezzate altre letture, l'ho messo lì, l'ho ripreso a fine anno e ho concluso l'anno proprio con Frankenstein. È stata una bella conclusione di anno, cioè tra Percy Jackson e questa, devo dire che sono molto contenta, molto soddisfatta. Devo dirvi, rimasto dentro il segnalibro perché devo leggermi ancora bene l'introduzione con tutte le note critiche, devo dirvi che con Frankenstein ero un attimino più tranquilla rispetto ad esempio al Grande Gatsby, cioè c'è sempre quel timore reverenziale con i classici, no? Però sapevo che mi sarebbe piaciuto, sapevo perché avevo già letto degli estratti al liceo, che mi avevano convinto, mi aveva stimolato quell'idea del moderno Prometeo, tutta la concezione di chi ha il diritto di creare la vita e soprattutto la questione del mostro che nasce come una creatura pura e innocente e che sono gli eventi a plasmare verso il male. E devo dire che infatti le parti che mi sono piaciute di più in assoluto sono proprio quelle in cui il mostro si confida, si confessa al dottor Frankenstein, il suo creatore, rivelandogli quello che ha vissuto nei primi mesi, in cui anche anni, in cui è stato abbandonato a se stesso. Quelle parti mi hanno coinvolta tantissimo dal punto di vista emotivo e quindi mi hanno colpita proprio tanto. Frankenstein è un personaggio che non sopporto particolarmente, però devo dire che anche se il suo punto di vista lamentoso, sempre disperato, cioè vabbè, gliene capitano di ogni, ok, però fa tutto da solo sostanzialmente, devo dire che comunque è stato bello leggere anche dal suo punto di vista, e quindi questo manifesta ancora una volta quanto la scrittura di Mary Shelley sia immortale. È sicuramente uno stile di scrittura completamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati adesso, perché ovviamente due secoli fa, fate un po' voi. Però secondo me con i classici bisogna proprio lasciare ogni preconcetto e cercare di capire semplicemente se quello stile riverbera sulle stesse frequenze d'onda della tua testa. Non lo so, secondo me funziona un po' così. Ci sono alcuni classici che a livello di stile non ti prendono, e non per una questione della non rispetta i canoni di scrittura contemporanei, no, semplicemente perché con te non funziona, e ce ne sono altri che invece funzionano a dovere, come è stato per me per esempio con Cime tempestose, Orgoglio e pregiudizio e altre cose. Ecco, Frankenstein è rientrato a quelli. È stato bello finalmente poter leggere un classico che mi piacesse, non succedeva da Cime tempestose in effetti, e sono stata proprio felice di recuperare un altro classico fondamentale. Io con i classici ci metto sempre un po' di tempo, faccio fatica a leggerne perché ogni tanto mi viene la voglia di leggerne uno, ma quando capita quello bello, cavolo, sono contenta, perché è andare ad aggiungere un tassello fondamentale della letteratura mondiale nel proprio bagaglio culturale. Quindi quando mi piacciono, a maggior ragione, sono contenta; quando non mi piacciono divento tristissima, come è successo con Il Grande Gatsby, mannaggia la miseria. Ora siamo arrivati alla top 3, alla toppissima. Allora, non so neanche bene in che ordine mettere, no, ok, partiamo con questo. Un romanzo vecchio, vecchio nel senso che è stato scritto nel 1958 e che non mi ha colpito tanto per la trama quanto per la modalità in cui è narrata questa storia e l'atmosfera che la penna dell'autrice riesce a creare. Sto parlando di Il Re Deve Morire di Mary Renault, che tantissime volte qualcuno di voi mi ha consigliato di leggere, leggendo Le ultime gocce di vino, se non erro. Tra l'altro questa è un'edizione vecchissima, mi fa molto ridere la frase che c'è scritta qui: un libro che è il respiro della poesia greca e il fascino di un trascinante romanzo di fantasy. Che in realtà è vero, cioè è una frase che è formulata male, un po' strana, cosa c'entra la poesia greca con il fantasy, però ci sta veramente. Allora, questo è un romanzo storico, o meglio, che cerca di essere il più storico possibile nel seguire la vita di Teseo. Quindi, punto di vista di Teseo e della sua esistenza. C'è anche un seguito, in realtà, che leggerò quanto prima, ma qui lo seguiamo lui dalla sua giovinezza fino ad arrivare al ritorno da Creta. Quello che ho apprezzato tantissimo è stato, come vi dicevo poco fa, l'atmosfera.
Cioè, ovviamente il proseggiare della Renault è un po' vecchiotto, sa di vecchio, ma non in maniera negativa, non in una maniera che ha influenzato negativamente la mia esperienza di lettura. Anzi, secondo me riesce a, anche lei ha questo pregio simile a Pavese, riuscire a rievocare proprio quel mood, quelle sensazioni di antichità, tramite anche i giusti dettagli, veicolati tramite il punto di vista di Teseo, del mondo antico, che qui tra l'altro ha una cosa che non l'agevola, nel senso, dialoghi con Leucò si parla delle divinità. Qui le divinità sì, ci sono, ma non esistono, nel senso che si ha la visione dell'uomo che crede negli dèi, ma gli dèi non operano sugli esseri umani, sul mondo, perché appunto è un romanzo storico per lo più. Poi ha quella aura fantasy, perché insomma succedono cose strane, però comunque cerca di essere meno fantasioso possibile. E quindi non ha neanche dalla sua gli dèi, il potere degli dèi per diventare più efficace nel ricostruire l'atmosfera e rendere tutto, insomma, molto mitologico, ecco. In questo, secondo me, è stata spettacolare. E appunto, ricollegandomi all'assenza degli dèi, c'è da dire che riesce nella storia di Teseo, che io conosco piuttosto bene perché ho studiato insieme in coppia ad Arianna, riesce a inserire nei punti di trama, dove per esempio anche il Minotauro, ok, è chiaro che in questo libro il Minotauro non c'è, riesce a inserire delle spiegazioni ricollegandosi proprio a fatti storici. Ad esempio, non voglio andare troppo nel dettaglio per non ammorbarvi e non rivelarvi i dettagli della storia, però quando si deve recare a Creta c'è la danza delle gru, cioè che era una danza veramente che si faceva a Creta e che loro fanno danzando sulle corna del toro. E quindi insomma è bellissimo come rielabori le questioni del mito, perché non c'è il labirinto del Minotauro, c'è cioè il labirinto e tutta la reggia di Cnosso e di Minosse, e il Minotauro in realtà è un'altra persona, un'altra figura molto tenebrosa, e quello che i giovani ateniesi fanno a Creta è danzare sulle corna dei tori e sopravvivere. Cercare di sopravvivere, ecco, queste cose mi hanno convinto tantissimo, quindi si merita assolutamente la mia top del 2020. Poi, altro libro, questo non è proprio, cioè sì, è narrativa, ma è una forma strana, nel senso che è un romanzo scritto in versi, The Poetics di Elisabetta Acevedo, un'autrice che parla di una ragazza che si chiama, ogni volta mi dimentico come cavolo si chiama, Xiomara Battista, scusate, io non voglio assolutamente insultare l'autrice, la sua protagonista, pronunciando male il nome. Comunque, niente, praticamente narra della sua vita, della sua adolescenza in versi. Un'adolescenza che è complicata, insomma, da delle figure genitoriali molto presenti e oppressive, perché in quanto lei è una donna, e proprio perché sono anche molto legate alla religione. Quindi lei non può vivere la sua vita nel modo in cui una normale adolescente vorrebbe. Però c'è qualcosa nella sua vita che la salva, ed è la poesia, che è quella, la modalità con cui ci narra la sua storia. E da persona amante della poesia, ovviamente, e del Poetry Slam, che anche è un altro elemento fondamentale all'interno della storia, sono rimasta incantata, davvero. Oltre al fatto che è un inglese davvero, davvero semplice, quindi non esiste in italiano purtroppo, non ancora, ho adorato il fatto di leggerlo in lingua originale, perché sono riuscita a sentire tutta la potenza di questi versi, che cioè, la cosa assurda è che io penso, ok, l'ha scritto l'autrice, ma non è, cioè, no, l'autrice non è Xiomara, no? E mi sembra assurda questa cosa perché, cioè, per me, nella mia testa, la protagonista esiste. Mi si è spenta la fotocamera, quindi non mi ricordo dove fossi arrivata, ma per trarre un po', le conclusioni, posso dirvi che un libro narrato sotto forma delle poesie, che non sono altro che i pensieri più intimi della protagonista, attraverso il suo amore per la poesia, il Poetry Slam, la scoperta di se stessa, del suo corpo, del primo amore, il rapporto con i genitori, con la sua identità personale, mi ha convinta tantissimo. È un libro che mi ha fatta emozionare. In più punti veramente mi devo fermare, rileggere, elaborare. Penso che se l'avessi letto adolescente mi sarebbe arrivato ancora di più, ancora più forte, perché proprio si sente tutta la potenza dell'adolescenza e mi è sembrato di riviverla, il che è pazzesco, no? Non è bello rivivere l'adolescenza. E spero appunto per le persone che sono in grado di leggere in lingua e stanno vivendo il periodo, ad esempio, delle superiori, può essere davvero una lettura pazzesca. Tra le cose che più in assoluto mi hanno cambiata nel 2020, che mi hanno dato qualcosa, è stato anche il primo libro veramente wow che mi ha fatto dire, ok, questa è roba buona che posso inserire nella top del 2020. Arriviamo all'ultimissimo libro.
Un libro con cui vi ho già ammorbato, direi a sufficienza, però mi sembra anche giusto continuare a parlarne perché io ne voglio parlare, perché è la cosa che mi ha reso più felice a livello di letture nel 2020, che mi viene voglia di rileggere, e sentite quanto è assurda questa cosa perché io non rileggo, e ci ho dedicato anche già un reading vlog intero, che non è spoiler assolutamente per quanto riguarda la saga. E sto parlando di Eternal War, Inferno, il quarto e ultimo libro della saga di Livio Gambarini. È finita anche questa avventura che mi ha tenuto compagnia praticamente negli ultimi 3 anni circa, e si è conclusa nel migliore dei modi possibili, con un libro che è stato bellissimo e che io mi aspettavo paradossalmente essere bello, però è stato anche più bello di quanto mi immaginassi. Quindi cioè, in questo libro c'è tutto quello che potevo augurarmi di trovare. I personaggi fanno quel passo in più che li rende sempre più umani in una storia, questa volta arriviamo proprio nell'inferno dantesco, che rievoca elementi della cultura italiana, del mito, insomma della tradizione di tutta la letteratura, che attinge da tutti questi elementi e aggiunge il fantasy italiano come Dio comanda, con una penna fantastica, una penna che non posso più smettere di leggere, di cui non vedo l'ora di leggere praticamente tutto il resto che ci sarà in futuro, però questa saga probabilmente rimarrò attaccata per anni e anni e anni, e probabilmente dopo la sua degnissima conclusione è anche entrata proprio nel mio podio personale delle saghe fantasy. Al momento, se mi chiedete quale sia la mia saga fantasy, io rispondo con Eternal War, veramente, per me vuol dire veramente, veramente tanto, perché io non sono solita preferire le cose, cioè se mi chiedete il libro preferito, io non vi so rispondere, non ho una cosa preferita, però se in questo momento mi chiedeste qual è la tua saga preferita, io risponderei questa assolutamente, non ho veramente dubbi, e non lo so, non so neanche cosa dire, cioè voglio solo manifestarvi tutta la mia gioia di aver letto questo libro durante quest'anno, davvero. Lo desideravo tanto, l'ho atteso per un anno intero, da quando ho letto l'anno scorso, a novembre, il terzo della saga, che mi ha lasciato con un cliffhanger pazzesco, e arrivare alla conclusione, una conclusione così degna, così bella, così perfetta, come me l'ero immaginata, ma anche di più, è qualcosa di impagabile. Quando tutto si chiude nella maniera giusta e perfetta, quando l'autore scrive bene, benissimo, e soprattutto ci sono personaggi come Guido Cavalcanti, Dante Alighieri e anche tutti quelli dell'antichità che si ritrovano nell'inferno, con tutte queste citazioni coltissime e una narrazione coinvolgente che tiene col fiato sospeso. E io stavo studiando, facendo 3.000 progetti mentre l'ho letto, ma non riuscivo comunque a staccarmici. Era una sofferenza dover interrompere la lettura, però bellissimo, veramente bellissimo questo. Ha reso, questo e gli altri libri anche, hanno reso il mio 2020 di libri speciale, indubbiamente. Bene, siamo giunti alla conclusione di questo video. Fatemi sapere innanzitutto se avete letto uno o più di questi libri e nel caso cosa ne pensate. Ovviamente ragazzi, se avete anche delle opinioni diverse, siete qua, avete lo spazio per esprimervi e per parlarne. Possiamo parlarne e a me fa sempre molto molto piacere vedere le opinioni diverse dalle mie, quindi vi incoraggio a dialogarne qua sotto. Anche nel video dei flop ci sono state conversazioni molto molto interessanti e stimolanti, e poi in generale ditemi quali sono stati i vostri libri preferiti del 2020, che sono molto molto curiosa. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, se è così potete farmelo sapere con un mi piace, un commentino qua sotto, come vi dicevo già prima, potete iscrivervi al canale e attivare la magicissima campanella, tra l'altro grazie mille perché dopo il video dei flop è arrivato un sacco di gente, quindi grazie, che bello. Attivate la campanella se volete rimanere sempre aggiornati sulle mie pubblicazioni. Trovate in descrizione i link a questi libri bellissimi, ci dovrebbe essere anche il minutaggio, credo, e tutti i link ai miei social, affiliazione Amazon, link se volete darmi un caffettino virtuale con cui supportare il canale. Detto questo, di nuovo, io spero che il video vi sia piaciuto, spero che il 2021 di letture inizi bene, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!